L'aglio di Resia è una delle eccellenze della nostra regione, e ha un solo limite, diciamo, tra virgolette, che se ne produce poco, si fanno 1500 kg, ma è un presidio slow food, è un prodotto assolutamente unico in quanto, a differenza degli altre tipologie di aglio, ha una leggerezza e una delicatezza di aroma che lo rende davvero unico. Quindi è un prodotto che si può usare in cucina con molta tranquillità ed è ideale per usarlo nei salumi. Voi sapete che in Friuli l'aglio si mette a macerare nel vino rosso la sera prima, poi si spreme e quel liquido, quel vino rosso profumato di aglio poi si sparge, si irrora, diciamo, sulla pasta del salame in particolare. L'aglio di Resia si produce ovviamente in Varresia, sui terreni della Varresia, sono dei piccolissimi produttori. Negli ultimi anni ha avuto una grande innovazione grazie a un'azienda che si chiama Fassal, ma grazie a una signora che si chiama Donatella, che è stata anche presidente del consorzio, che è una resiana ma che vive a Brescia, che ultimamente, le ultime notizie che mi hanno dato, è ritornata nella sua Resia, ha portato una ventata di concetto imprenditoriale, infatti ha innovato molto sulla produzione in quanto ha prodotto una serie di sottoli dove l'aglio è da condimento oppure in purezza, aprendo una nuova strada a questa eccellenza friulana. Ha una serie, dicevo, di prodotti sottoli che sono da condimento, possono essere accompagnati ai salumi, possono essere consumati come apertura del pasto e quindi usando dell'olio extravergine d'oliva molto buono. Quindi un'innovazione anche su questo prodotto, e l'aglio piano piano di Resia si sta diffondendo. La speranza che noi, e l'augurio che noi facciamo, è che queste aziende incrementino la produzione, perché in effetti, per contare un po' sul mercato, un po' di quantità bisogna che ci sia.